Bruno, una partita difficile, avete cominciato anche bene, poi dopo aver perso il primo set è come se si fosse spenta un po' la luce. Sì, il primo set abbiamo perso tante occasioni in contrattacco che potevamo vincere quel set, sicuramente ci ha tolto l'energia, dopo tecnicamente sul side out principalmente ho fatto male io, non siamo riusciti a tenere Milano nel punto a punto che era il nostro obiettivo all'inizio della partita. Sappiamo che loro sono una squadra che ce l'hanno battuta forte, hanno grandi attaccanti e noi non siamo riusciti proprio a tenere gioco lì, principalmente col nostro side out che è un compito mio. È così, adesso dobbiamo continuare a lavorare e tornare a migliorare. Dopo la sconfitta, dopo la vittoria contro Trento è come se fosse successo qualcosa, fatto il tie break con Catania, poi dei 2-3-0 consecutivi. Guarda, no, anche perché ci stavamo allenando bene, sicuramente la partita con Piacenza non era una partita che ci aspettavamo e sicuramente oggi non è stata la lezione che potevamo farla, no? E c'è un qualcosa che dobbiamo cambiare, dobbiamo parlare tra di noi, però c'è molto della parte agonistica, però anche della parte tecnica che non stiamo riuscendo a tenere una parte più continua in partita. Adesso un'altra partita tostissima con Perugia. Sì, ormai il campionato italiano è così, noi in questo punto non dobbiamo pensare alle altre, dobbiamo pensare a noi, è quello che è la cosa più importante in questo momento, perché se noi riusciamo a giocare bene, a lottare punto a punto, sono sicuro che possiamo giocarcela con tutti. Questo non vuol dire vincere con tutti, però giocarcela con tutti, perché fare questo tipo di secondo e terzo set come oggi è una brutta figura per noi. Se ti guardi indietro, che 2023 è stato per te? Guarda, io provo a pensare e guardare sempre il bicchiere a mezzo pieno, sono state tante emozioni, vinto la Coppa CEV qua a Modena, dopo con la nazionale la qualificazione olimpica a Rio, sono in salute, non ho avuto problemi fisici, questo per me sono le cose più importanti, la mia famiglia sta bene, quello sono le cose più importanti, un 2023 così, speriamo che un 2024 ancora meglio. Poi hai anche scritto un libro, hai incontrato il Papa. Sì, diciamo che sono emozioni veramente belle che ricorderò per sempre, non posso più che essere grato di tutto.